Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare l'FC Merano Solland nella persona del presidente Casser, con un ringraziamento particolare ad Antonio Fraschetti, responsabile del settore giovanile, e la dottoressa della Chiesa, del PDC Consulting, per darmi questa opportunità di poter venire a essere presente e svolgere un camp presso questa società sportiva dal 18 al 22 luglio. Io sarò di rientro dagli europei come vice allenatore della nazionale albanese e quindi mi auguro che tutti voi facciate un pochettino il tifo anche per me. E sarà una settimana molto importante, come spesso mi capita di farne durante soprattutto il periodo estivo. Per anni Strada e Oratorio involontariamente hanno indotto un ottimo allenamento delle capacità coordinative e della tecnica in generale. È una condizione determinante a tal punto che negli anni 80 la scuola di pensiero, quella che era un po' la mia generazione, ci ha indirizzato al puro gioco e dell'allenamento in situazione. Senza mai dubitare di quello che è stato il passato di tali proposte, credo che nella realtà storica in cui ci troviamo, questo non basti più, vada modificato e variato. Oggi siamo obbligati a pensare cosa sia meglio fare e cosa recuperare proprio da quel passato, senza che poi le mode diventino un sistema integralista di vivere, soprattutto il calcio che deve essere e rimanere una cosa importante, soprattutto per i bambini. Per questo motivo è da anni che io con la mia scuola calcio Paolo Tramezzani ho approfondito e adattato un metodo di insegnamento partendo da vecchi principi e cercando di contestualizzarli alla necessità del calcio moderno. La validità di questo metodo, del metodo di Paolo Tramezzani, consiste indubbiamente che siano intrinseche programmazione, misurabilità, rispetto delle caratteristiche fisiologiche e psicologiche dei bambini, il valore didattico della ripetizione del gesto, la ricerca dell'abitudine al lavoro, ma attraverso la disciplina soprattutto del divertimento. È un gioco bellissimo e noi vogliamo che i bambini continuino a divertirsi.